Hee Suk-jang è un'artista coreana che vive in Umbria. Fin da piccola ha iniziato la sua ricerca artistica lavorando su molti materiali diversi: sulla carta, sul tessuto, sulla pietra, sul legno, fino ad arrivare alla pittura sull'acqua, un metodo molto originale che lei stessa ha sperimentato. Ora ci mostrerà la creazione di una di queste opere, Evocazione. L'opera d'arte è dedicata a suo marito, il poeta Armando Alunni, che ci ha lasciato poco tempo fa. Osserviamo insieme come l'amore si trasforma in arte. L'artista ha scelto il nome Ajay per il giardino perché queste sono le iniziali del suo cognome e di quello del marito, Alunni Jiang. Conosco l'artista fin da quando ero una bambina e so per quale motivo ha realizzato questo giardino. Molti pensano che l'arte sia legata solo alla fruizione pubblica, ma per lei l'arte è prima di tutto una profonda ricerca interiore, quindi è una cosa privata. Quest'artista ha fatto della sua stessa vita un'opera d'arte. Il marito di Jiang, il poeta Armando Alunni, adorava passeggiare in questo luogo e osservandolo, l'artista ha avuto l'idea di creare uno spazio in cui ogni angolo ci parla di arte, sia per la presenza delle sue opere, sia per il contatto strettissimo con la natura, da sempre principale fonte di ispirazione dell'artista. Tra poco vedremo che nel giardino ci sono delle gallerie d'arte dove potrete osservare pietre dipinte e lavori in legno. Thank you.
Lungo il sentiero del poeta, invece, sono esposte opere in cemento armato. Il sentiero che attraversa il giardino si chiama così perché è stato realizzato per il marito poeta, ma l'artista vorrebbe che oggi diventasse memoria del suo passaggio e luogo d'incontro per gli anziani del paese.